Allora, facciamo come al solito. Chi arriva ultima? Al gazebo paga pegno. Però dobbiamo partire insieme. Certo. Noemi, dai tu il via. Uno. Due. Aspetta, aspetta. Ma come dai il via? Inizia a contare da uno. Beh, si inizia da tre e si arriva a uno. Al contrario. Esatto, come sempre. Ma che tu vuoi barare? Conta tu allora. Certo. Tre, due, uno. Via! Dima! Seconda! Terza! Ultima! Uffa, ma io mi scoccio di fare questo gioco sciocco! Matilda, è inutile! Ora devi pagare pegno! Il pegno è baciare il primo che passa di qui. Sì, il primo che decido io però. Il primo e basta. Ma adesso qui chi passa? Mai dire mai, l'amore passa all'improvviso. Sì, passa per uno stupido pegno. Matilde, eccolo. Che sorpresa, che fate qui? Cretine, eravate d'accordo? L'avete fatta apposta. Ma no, che scherzo stupido. Vabbè, dai, andiamoci a fare un giro. Ok. Essere qui, soprattutto e tutti. Che romanticone. Mi meriti un morso della tua merendina. Ma va. Comunque io mi annoio a vedere sempre la stessa veduta. Ma non è sempre la stessa. Le nuvole, per esempio, non sono sempre le stesse. Il cielo non è sempre dello stesso colore. Gli alberi crescono. In città invece crescono i palazzi. Eccola, sempre con questa vista della città. Ti credi sia così bella? Sì, in città è tutto. E a noi cosa manca? Scusa. Tutto, appunto. Ma chi la capisce? Poi Matilde, dove vai di corsa? Dove mi pare. Ma che l'hai presa? Ma chi la capisce? Ciao Matilde. Senti, noi dopo andiamo tutti al fiume, vieni con noi? No, non mi va, torno a casa. Ragazzi, quante tazze di latte? Le solite 8? Sì, sempre 8. Lei è Margherita, è una mucca fantastica, riesce a fare fino a 5 litri di latte al giorno. Davvero? Certo, latte di prima qualità, mangia erba, medica e fieno. Perché non hai avuto del latte? Non bevo latte senza bollirlo. E che devi fare, la ricotta? È pericolosa. Ma che dici, mamma lo beve da quando era piccola, ha fatto questo ancora bene. Fortuna. Matilde, dopo andiamo al Frassineto, vieni? C'è il passaggio degli uccelli. No, vado da mia cugina in città, parto più tardi. E quando torni? Spero mai. Thank you.
Ma la zia? Mamma al lavoro torna più tardi. Ah, ok. Facciamo merenda? Sì. Caspita, nel frigo non c'è niente, è rimasto solo del latte. Dobbiamo scendere. Hai del pane? No, ho del pan carré, va bene lo stesso? Sì, mangiamo quello. Ok. Che figo, pane al latte. Da noi lo facciamo sempre. Deve essere bello da te. Guarda, non ti perdi assolutamente niente. Ma questo latte è parzialmente scremato. Beh, forse il latte da noi è meglio. Non ti piace? Dai, chiamiamoci e facciamo portare una pizza. Ok. Andiamo a giocare a palla? Ma dove l'hai trovata? Era fuori. Posala. Sarà del figlio dell'ex mamma. Oggi pomeriggio andiamo a fare un giro con le mie amiche. Che dici? Bello. Sono pronta? Ti avevo detto di mettere qualcosa di più carino. Dai. Beh. Almeno questo toglitelo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. Il luce del labbro questa volta è davvero sbagliato. Cioè non mi è voluto dare retta. Io l'avevo detto che il colore non era quello giusto. No, caspita, questa foto non è venuta bene. E Matilde, sorridi un po', sembra una morta. Ma non ti senti bene? Sì, in realtà non mi sento bene, io tornerei a casa. Ma come? Mi dà le chiavi. Vengo con te. No, no, resta con le sue amiche. Ci vediamo dopo. Va bene. Ciao. Ehi, ragazzi, ci facciamo un selfie? Matilde! Ciao Matilde, ma già sei tornata? Latte, voglio latte, due tazze possibilmente, anche quello di ieri. Effetto città, vero? Sì.